Ciao, salve a tutti. Oggi volevo farvi vedere un investimento sulla piattaforma 24 Option. Questo è un grafico con time frame a 1 minuto, con una media a 3 e a 14 periodi e il derivativo oscillator. Io vi ho spiegato quella tecnica a 5 minuti, però può essere spostata anche a 1 minuto per poter investire su time frame più alti oppure a 60 secondi. Allora, io non ho fatto in tempo a farvi vedere, sto investendo sull'euro USD a rialzo per un tempo di circa 7 minuti. Di 7 minuti e sto usando questi grafici a 1 minuto perché qua c'è un piccolo breakout e come vedete il derivativo oscillator si stanno alzando i volumi, quindi sta crescendo e io ho investito per un tempo di 7 minuti sulle opzioni binarie, non quelle a breve termine, sulle opzioni normali. Ho investito 25 euro. Vediamo come andrà l'investimento e se io avrò avuto ragione, anche se questo non è un momento molto propenso per investire perché sono circa le 18:30 di pomeriggio. E come vedete la DX si sta abbassando e comunque sembra che l'euro USD stia andando in mercato laterale. Mancano 3 minuti e 48 alla scadenza. Il trend non è molto forte perché, come vi ho detto, è comunque un orario, sì, sono le 18, circa le 18. Non è un orario molto buono per investire con questi grafici perché ho notato che allora, questi grafici da 1 minuto o da 5 minuti con le bande di Bollinger e le medie, gli indicatori e questi indicatori vanno bene quando si investe la mattina perché la mattina ci sono molte fluttuazioni, mentre il pomeriggio dopo le 17 e anche prima che succede che il mercato si lateralizza e quindi non ci sono molte fluttuazioni e non bisogna investire con questo tipo di tecniche. Al contrario, si può investire con la tecnica dei supporti e delle resistenze, con quella si può ancora investire anche in questi orari. Quindi io sto provando varie tecniche per poter definire i vari orari. Questa è la tecnica che vi ho detto, vi ho fatto anche il video con un time frame di 5 minuti dove vi ho detto di investire all'inizio della candela, però io ho voluto mettere un time frame a 1 minuto per vedere come funziona anche il minuto. Come vedete il derivativo oscillator piano piano si sta abbassando. Quindi prima o poi andrà a ribasso. Vediamo se lo riesco a prendere 1 minuto e 20. Alle 18:05 dovrebbe scadere. C'è stato un piccolo breakout come qui in questa posizione, però il trend non è così forte. Quaranta secondi.
30. Venti. Cinque. E questa l'ha presa. E sono un guadagno di 18,75 euro. Vedete il grafico? Allora, adesso andiamo a prendere l'euro USD con scadenza 60 secondi. Di qui si può vedere la cronologia. Questo è il primo investimento di oggi su questa piattaforma. Quindi ho investito alle 17:58 e scaduto alle 18:05, circa 7 minuti, come vi ho detto. Allora andiamo nelle breve termine, nei 60 secondi. Vediamo l'euro USD. Anche se non è molto consigliabile investire in questi orari, come vi ho detto, questi grafici non sono molto buoni in questi orari, perché, come vedete, l'ADX sta scendendo e non c'è una direzione precisa. Quando le bande sono strette, è ancora peggio, perché, la direzione non si riesce a capire. E comunque le candele vanno per conto loro. Sembra che voglia andare al ribasso, però sto vedendo che ci sono molte fluttuazioni. Aspetterei un pochetto. Il derivativo oscillator segna anche sul ribasso, però di fatto la candela sta andando al rialzo. Io guardo anche i secondi per investire. Di solito entro a mercato a 30 secondi dall'inizio della candela, in modo che prenda anche la candela successiva. Vedete com'è indeciso il mercato? Non sta andando al ribasso ancora. Vediamo perché comunque il trend è rialzista, però ci sono queste fluttuazioni. L'orario poi non accompagna. La direzione è al ribasso, dovrebbe scendere, però bisogna vedere la prossima candela pure se scenderà. Vediamo Aspetto la fine della candela, vedete, è molto instabile e gli indicatori comunque non segnano bene perché appunto si sta lateralizzando. Vedete pure il grafico della piattaforma 24 option, non ci sono trend in atto. Quindi sta rimbalzando il prezzo da una parte all'altra.
Proviamo ad andare al ribasso, vediamo se ci riesce. Vedete, sta salendo di nuovo. Allora, questo grafico in quest'orario io l'ho utilizzato con una scadenza di 5 minuti, perché le scadenze da un minuto sono piuttosto pericolose, perché è un mercato laterale. Invece quella da 5 minuti, l'ho presa, diciamo, quasi all'incrocio tra le due medie, è andata bene. Quindi il primo investimento da 7 minuti è andato bene. Quelli da un minuto non sono molto, non vanno tanto bene. Allora, dobbiamo recuperare questo investimento. Riprendo l'euro e rimetto 50 euro per recuperare. Vediamo. Sembra che voglia andare al rialzo. Io comprerei per il rialzo. Vediamo. Adesso che si abbassa un pochino. È finita la candela, vediamo la candela successiva. Mancano 15 secondi. Per pochi secondi non l'ho preso neanche questo. Allora, io andrei sul petrolio con i supporti e le resistenze per riuscire a recuperare, dato che questi grafici in questo momento non possono essere utilizzati. Io metterei 100 euro per il ribasso per recuperare, i soldi persi. Questi invece sono i supporti e le resistenze e questa tecnica va bene in qualunque orario. Invece per quest'altra tecnica bisogna utilizzare gli orari mattinieri. Sono le 18:13, dato che alcune persone non possono investire di mattina e vogliono investire di sera, purtroppo di sera dovete utilizzare tecniche un po' differenti, tranne in alcuni casi che dove ci può essere un trend forte. Naturalmente voi prima aprite i grafici, vedete se c'è questo trend forte, se c'è investite, se non c'è investite con quest'altra tecnica dei supporti e delle resistenze. Allora, i soldi li ho recuperati. Ho andato bene. Io voglio tornare sull'euro USD. Vedete, adesso sembra che debba andare al ribasso, però di fatto la DX sta scendendo. E non ci sono molte fluttuazioni, però vediamo se riusciamo a fare un ribasso.
Quindi questa tecnica la potete utilizzare anche con scadenza 5 minuti quando individuate il trend e quando vedete che ci si forma l'incrocio fra le due medie. Infatti, neanche questo investimento è andato bene perché vedete la DX come è sceso a 25, c'è poca potenza. Quando dovete recuperare i soldi, non vi fate prendere dal panico. Ma dovete essere tranquilli. Io metto 50 euro per recuperare questi soldi. Vediamo se riusciamo a prendere con l'euro USD, se no lascio perdere questi grafici che comunque voi potete utilizzare di mattina con una scadenza a 5 minuti e una scadenza a 1 minuto, che sono molto buoni. Perché con l'incrocio, appena avviene l'incrocio tra le medie, vi danno una direzione, poi seguite la direzione del derivativo oscillator e vedrete che di mattina, dove ci sono più fluttuazioni, sarà migliore il grafico e poi le bande devono essere più larghe. Queste bande già sono strette. Allora, questo investimento sta andando bene, sembra che stia andando bene. Vediamo la scadenza perché non si sa mai all'ultimo momento. Allora, ho recuperato l'investimento. Vedete il grafico? Allora, io voglio andare però sul petrolio perché voglio vedere delle occasioni con i supporti e le resistenze. Sembra che il petrolio voglia scendere. Io comprerei al ribasso in questo punto. E mi tengo pronta per reinvestire nel caso non dovesse andare bene. È salito un pochetto, vediamo se scende. Si sta scendendo. Il minimo investimento su questa piattaforma è di 24 euro e se siete dei principianti io vi consiglio di fare pochi investimenti al giorno, buoni, pure anche due, un investimento al giorno, non pretendete di guadagnare subito, tutto. E magari investite sempre 25 euro anche se o 24 euro anche se perdete dei soldi perché comunque molte volte il raddoppio vi può far prendere dal panico. Allora, vedete, questo è il grafico euro SD, la DX non è in trend, le bande sono strette. Il derivativo oscillator dà sempre i segnali, però in questo modo questo grafico non è tanto buono per investire. Però io vorrei fare qualche altro investimento. Vediamo un pochino. Prendiamo l'euro USD e vediamo. Io andrei sul basso, vediamo se l'euro USD vuole andare al ribasso.
No, si sta rialzando. Vediamo un po' come va. Vediamo un po' come va l'investimento. Insomma, l'euro USD sta rimbalzando, vedete, non c'è un trend preciso, in questo modo non si può investire. Voi dovete investire sempre quando c'è un trend preciso, una direzione precisa. Io metterei 50, vediamo di nuovo sull'euro USD, stava andando a rialzo. Io investirei sul rialzo, vediamo un pochino. Quando le fluttuazioni non sono veloci, succede che non si può investire in questa maniera. Quindi cercate di evitare queste situazioni che vi sto facendo vedere. Io comunque le conosco molto bene e molte volte le gestisco queste situazioni, ma altre volte si perdono molti soldi, quindi non io vi sto facendo vedere come gestire il tutto. Però non lasciate perdere. Ecco, il trading, per fare un buon trading servono dei buoni grafici e un orario molto migliore. Allora, io chiuderei questi grafici e per recuperare i soldi andrei a vedere sul petrolio per i supporti e le resistenze. Allora, questo è il petrolio, sembra che voglia andare al ribasso, io investo 100 euro per il ribasso. Sta salendo, riprendiamo il petrolio. Rimetto l'importo. Sembra che stia cambiando il trend e voglia salire. Io investirei per l'alto. A questo punto, vedete come cambia subito il trend nei grafici a un minuto? Allora, sì, quello da 100 non è andato. Se prendo quello da 200, riesco a recuperare i soldi comunque. Meno qualcosina. Poi le posso recuperare. Ora vediamo se la direzione è giusta. Dovrebbe andare a rialzo. Sta partendo il rialzo, vedete? Ecco,
Ecco fatto, sta partendo il rialzo. Io andrei a vedere anche altri tipi di grafici, per esempio il Dow Jones. Che cosa sta facendo? Io investirei per il rialzo in questo punto qui. Sembra un trend rialzista. Vediamo un poco adesso che si abbassa. Un pochino. Mi metto al rialzo, ecco fatto. Sta scendendo, vediamo, pari, sta salendo. Vedete come sta salendo, vedete come il trend è al rialzo. Quindi dovete avere un trend limpido, preciso e dovete saper attendere, avere molta pazienza. Io investirei ancora per il rialzo, vediamo se si ferma o non si ferma. Allora, il primo è andato, vediamo il secondo. Io vado con l'alto, appena scendo un pochino, vediamo. Sta scendendo. Il secondo investimento non è andato perché per il momento sta scendendo, quindi bisogna recuperare il secondo. Metto 50 euro per recuperarlo. Sta scendendo, allora neanche questo da 25 è andato bene. Vediamo questo da 50. Sta Allora, questo è andato bene, adesso devo recuperare 50 euro. Riprendiamo il Dow Jones. Sembra che il movimento si stia assestando e voglia scendere. Vediamo il petrolio nel frattempo che sta facendo. Vediamo se scende. Metto 50 euro e compro. Dovrebbe scendere. Sta salendo un pochino.
Ne ho fatto un'altra al ribasso. Allora, vediamo. Dovrebbe scendere, però sembra che stia andando in mercato laterale, quindi alla fine. Allora, la prima è pari. No, la prima non l'ha presa da 50 euro. Quindi vediamo se prende la seconda da 50. No, metto 100. E investo sempre a ribasso per cercare di recuperare. La seconda da 50 è andata in pari, quindi devo recuperare la prima da 50 e ho messo 100 al ribasso. Vedete, ora sta scendendo. Vediamo, io andrei per il ribasso con altri 100. Allora, il primo di 100 è andato. Vediamo il secondo. Sta scendendo pure questo. Ora sta scendendo il petrolio. Ok, pure questo investimento di 100 è andato. Vediamo un pochino gli investimenti che ho fatto oggi. Oggi ce ne abbiamo 27. Quindi 27 vorrei fare qualche conto sui soldi che ho guadagnato. Allora, prima 18,75 euro. Meno 25 euro, meno 50, meno 75, quindi più 70, più 25 più 35. Meno 75 meno 100 più 140. Più 17,50 euro, più
meno 50 più 35. Meno 50 più 35. Questo 50 è alla pari più 140. 81,25 euro di guadagno. In questo orario, che sono circa le 18:30, però sono riuscita a guadagnare più con i supporti e le resistenze che con altre tecniche. Io vorrei vedere adesso che stanno facendo i mercati. Dovete trovare comunque il trend giusto e anche il momento giusto, quindi dovete saper pazientare e soprattutto guardare i grafici. Vediamo che sta facendo il petrolio, anche se sono le 18:40. Vediamo, sono quasi le 7. Io proverei al ribasso perché adesso vedo un chiaro trend ribassista. Vediamo e ne vorrei approfittare per guadagnare qualcos'altro. Sta salendo un pochetto, ma credo proprio che scenderà. Vediamo io investirei 50 per il ribasso, il primo investimento è andato. Vediamo un poco se prende il secondo, se no inizio con 50 al ribasso. Il secondo non l'ha preso. Vediamo quest'altro da 50. Rimetto 100 nel caso non dovesse andare. Allora, il secondo da 50 è andato. Il terzo da 100 è andato. Ok, sono arrivata a 5.367, mi fermerei qui. Allora, rivediamo un poco, più 17,50 euro, meno 25 più
35 più 70, 178,75 euro di guadagno. Questa è la tecnica dei supporti e delle resistenze, la tecnica che vi ho fatto vedere. Vedete, qui c'è scritto tutto come poterla utilizzare anche con un time frame di 10 minuti. Invece, per quell'altra tecnica che può essere utilizzata negli orari mattutini, ho messo i grafici nella sezione grafici e ho messo qui i grafici, i vari grafici. Qui però ho messo sempre la media 14,3, però ho aggiunto anche il MACD con le bande di Bollinger. Quindi chi volesse investire con questa tecnica, questa è una tecnica buonissima, di mattina però va usata, perché di mattina, come potete vedere, ci sono le bande larghe e ci sono più fluttuazioni. Di qua si vede che il mercato si è lateralizzato e le bande si sono ristrette. Vedete la DX come sta giù? E di qui potete investire tranquillamente anche con una scadenza di 5 minuti. Vedete? Quando esce il MACD da sotto alle bande, significa che abbiamo un trend a ribasso e quindi potete investire anche con una scadenza di 5 minuti. I grafici si trovano nella sezione grafici, l'ultimo blocco di grafici, dove sta scritto grafici time frame 1 minuto, scadenza 5 minuti. Allora le potete usare sia con una scadenza di 1 minuto e sia con una scadenza di 5 minuti, però negli orari mattutini, perché come avete visto la sera vanno meglio i supporti e le resistenze. Ogni tecnica ha un suo orario e inoltre bisogna saper capire quando è il momento di investire e quando è il momento di fermarsi. Fra un po' farò degli aggiornamenti, vi metterò altri articoli, vi metterò anche altri grafici. Devo fare ancora questi aggiornamenti e vi volevo ricordare dei miei ebook per chi vuole iniziare a investire nelle opzioni binarie. C'è il mio primo ebook Investire in opzioni binarie, pubblicato dalla Bruno Editore. È un ebook che insegna l'analisi tecnica e come investire nelle opzioni binarie, e ti mette ci sono anche alcune tecniche, e questo ebook ti mette già in grado di poter affrontare i grafici e i primi investimenti. Mentre c'è il mio secondo ebook, Piano d'azione delle opzioni binarie, dove ci sono altre tecniche che vanno dai 60 secondi a un'ora, e in più c'è come si costruisce un piano di trading per poter raggiungere i propri obiettivi nel trading. Poi c'è il mio terzo ebook, Le grandi teorie per investire nelle opzioni binarie. Questi ebook, vi ricordo, li potete comprare su tutte le librerie online, su YouCamPrint, su Lulu o su Amazon, in versione PDF e PUB e Mobi. Questo è un ebook che insomma insegna le varie teorie di Dow, di Fibonacci e di Elliott, e io vi faccio vedere come è possibile anche investire con le loro teorie nelle opzioni binarie, quindi a scadenze più brevi. E loro Dow è il padre dell'analisi tecnica, e senza di lui non avremmo l'analisi tecnica, quindi era dovuto un libro fatto esclusivamente a questi tre grandi personaggi, e che vi farà capire il perché i mercati si muovono in una certa maniera. Quindi
Poi c'è un altro ebook, Soluzioni pratiche per le opzioni binarie, dove abbiamo circa 18 tecniche che vanno dai 60 secondi a un'ora, con le spiegazioni dettagliate dei vari indicatori che vengono utilizzate nelle varie tecniche. Insomma, qui potrete sbizzarrirvi a trovare la tecnica che più vi piace e quindi trovare il vostro metodo per poter andare avanti nel trading. Inoltre c'è il mio quarto ebook, Fibonacci nelle opzioni binarie, è un ebook dedicato a Fibonacci, però non parla solo di questo, ma parla anche del trend, delle trend line, dei supporti e delle resistenze, del calcolo dei target price. E quindi questi argomenti li spiego in maniera approfondita e ci sono tre tecniche create da me, come la tecnica dei supporti, la tecnica del ventaglio con le trend line e varie tecniche per poter investire sia con i ritracciamenti e sia con le fall line. Poi ho fatto anche quattro video dimostrativi che vi dimostrano come settare i grafici e come poter investire con queste tecniche. Io spero di esservi stata d'aiuto. Oggi è andata bene la giornata, 178 euro guadagno, però come avete visto bisogna sapersi controllare e utilizzare le tecniche opportune per i vari orari. Quindi se investite in determinati orari dovete usare, per esempio, se investite la mattina andava benissimo la tecnica con time frame a 1 minuto, mentre le tecniche con i supporti e le resistenze ho notato che vanno bene a qualunque orario. Bisogna soltanto saper individuare il trend. Ci rivediamo al più presto con un nuovo prossimo video. Se volete informazioni sulle piattaforme, queste sono le qua ci sono altre informazioni sulla piattaforma 24 Option e se vi iscrivete e versate il minimo deposito, loro vi danno un conto demo di 1000 euro. Se vi iscrivete dal mio link, vi danno un conto demo di 1000 euro, oppure vi possono dare il bonus o i segnali. Il deposito minimo è di 250 euro e l'investimento minimo è di 24 euro. Vi auguro buona giornata e grazie per la vostra attenzione. Ciao!